Io sono figlio d'arte, mio padre è stato amministratore dell'azienda fino ai primi anni del 2000. Io sono entrato in azienda come operaio nel 90. Quando ho cominciato ad avere le prime responsabilità, penso che sia stato uno dei momenti che più mi hanno coinvolto. All'incirca nell'anno 1000 i Benedettini fondano un convento, un monastero, e iniziano a bonificare la zona. Bagnoli, perché siamo nel comune di Bagnoli. Dominio, perché era un dominio dei Wittmann. E nel 1917 viene acquistata dalla famiglia Borletti, famiglia industriale di Milano. Nel momento dell'acquisto della famiglia Borletti dei Wittmann è diventata un'azienda agricola. Sia la proprietà che la mia voglia di portare in agricoltura anche la tecnologia, abbiamo iniziato un percorso anche di agricoltura 4.0, sistemi elettronici controllati da remoto, e tutta l'azienda va fatta con satellitare, e le macchine e le attrezzature che vengono monitorate da remoto, quindi sappiamo esattamente che cosa succede momento per momento. Anche i ragazzi che collaborano con noi e qui in azienda sono tutti giovani, quindi sono tutti predisposti all'elettronica. Da quest'anno abbiamo finito tutto il percorso e abbiamo ultimato l'idea che ci eravamo posti di irrigazione, considerando anche il risparmio di acqua. Da quando è nato il PSR abbiamo sempre cercato di usufruire delle opportunità che ci dà. Abbiamo fatto delle migliorie delle stalle, abbiamo acquistato delle macchine. Le ultime migliorie che sono state fatte con del quarto impianto di irrigazione a manichetta. Io amo il mio lavoro perché mi fa stare a contatto con la terra e all'esterno. Per me il bando di sviluppo rurale del Veneto è sicuramente un valido aiuto agli investimenti, un qualcosa che ci aiuta e ci stimola a guardare sempre avanti. Una guida, possiamo definirla una guida.